Un riepilogo di quello che abbiamo detto le settimane scorse. Stiamo trattando dei segni forti della scrittura nuragica e qui, tanto per fare memoria, ho presentato il coscio trovato da Carlo De Sogus che ha la triti. Naturalmente, per ricordare come abbiamo parlato della Trinity, abbiamo parlato anche del segno forte a forcella, detto così dagli archeologi, ma noi sappiamo che questo segno in realtà è il segno acrofonico della divinità, cioè Yahweh. E poi abbiamo parlato anche del pugnaletto nuragico. E se ricordate, abbiamo detto che questo non è nient'altro che un distintivo e esso da solo nota la lettera E. Adesso in questa schermata voi vedete altri segni che sono sempre segni forti, segni molto importanti dell'alfabeto nuragico. Quando dico alfabeto lo dico in termini di estensione, cioè sono segni complessivi che riguardano il modo di scrivere, di riportare il pensiero da parte dei nuragici. Avete nella prima riga il serpente. Oggi parleremo di questo serpente. In questa scheda cerco di farvi vedere come in realtà il modo di non sempre questo, badate. Il modo di scrivere dei nuragici assomiglia molto a quello dell'egiziano. Degli egiziani, perché? Perché abbiamo la figura che è, no, dico non sempre, il decus, cioè il pittogramma che viene fatto in maniera più o meno sa di decorazione. Poi abbiamo il simbolo, cioè cosa rappresenta questo serpente, e infine abbiamo il suono. L'egiziano procede proprio in questa maniera. Se voi vi prendete i geroglifici egiziani, hanno sempre il decus con un pittogramma, poi il simbolo, cosa simboleggiano, e infine il suono. La prossima volta ancora vedremo questo segno forte che sicuramente ciascuno di voi avrà già visto dei documenti, o se non li ha visti in documenti, li ha visti in qualche testo di archeologia, e cioè il toro. Il toro è segno, neanche questo lo si dovrebbe dire, è un segno molto importante del nuragico. Ricordatevi che Liliu, quando parla della divinità, parla della religione dei nuragici, dice che il dio è toro. Poi abbiamo ancora questo segno, che è il segno della colomba, che si trova particolarmente nelle barchette nuragiche, quindi un segno anche questo forte. Infine il segno del Dalet, del pesce, che si trova nel documento che vi ho fatto già vedere di Lucis Santus. E infine questo che certamente non è pittografico come gli altri, ma comunque è molto importante, che è il segno dell'Amete, cioè il segno del comando, del bastone. Qui naturalmente ho messo i significati, alcuni dei significati, perché i significati possono essere anche maggiori. Pensate al serpente, che è certamente silenzioso e ha il significato della ciclicità, ma anche della continuità. Per quanto riguarda poi i diversi suoni, vedete che il serpente ha il suono della N nostra, Nun, nell'alfabeto semitico. Poi avete il toro o il bue, che è l'alefe, però in nuragico è detto Hak. Poi avete la colombella, che ha lo stesso valore di He, dato dal fatto che in semitico la viaggiatrice, quella che viaggia proprio la colomba, si chiama Harek. Vedete, l'acrofonia inizia proprio con la E. Il Dalet, il pesce, questo è proprio un segno antichissimo, proto-sinaitico. Naturalmente qua è stato da me addolcito, non si trova mai, questo è soltanto un esempio. E infine,
il bastone che è il segno della lamede. Vi ho già detto, ma lo ripeto, che il segno della L è un segno antichissimo che praticamente è rimasto sempre lo stesso, soltanto che viene rappresentato, raffigurato con rotazioni diverse, a destra, a sinistra. Adesso, diciamo, iniziamo il serpente. Il serpente è alla acrofonia, come vedete, questo segno è il segno della Nun, no? In ebraico, questo è il segno, questo è Nakash, non è nient'altro che questo scritto da sinistra verso destra, qui invece è scritto da destra verso sinistra. E abbiamo quindi l'acrofonia per notare la N consonantica. Però vedete, sotto vi ho messo che in sardo non abbiamo, no, non ci risulta proprio che noi nella nostra lingua possiamo avere qualcosa che possa essere, che possa richiamare la, il serpente, Nakash, quindi il termine Nakash. Non c'è nessuna radice in Sardegna che io sappia che richiami il serpente Nakash. Quindi il nome non è sopravvissuto. È nell'idea che dà l'acrofonia per la consonante N. Mentre invece in Sardegna il serpente, ma proprio serpente non è, perché serpenti noi non ne abbiamo, si dice coloru, colora, caoru, che secondo il Wagner verrebbe dal latino coluber. Io questo non so se davvero sia che il latino coluber abbia dato poi coloru, colora, caoru. Naturalmente queste sono le mie varianti, alcune delle varianti del sardo. Ci sono alcuni che quando hanno visto che io ho parlato del coloro, della biscia, subito si sono prodigati per farmi sapere nei loro diversi territori proprio come si chiama la biscia, però la radice è sempre questa. Poi abbiamo, ecco, abbiamo il serpente. Non nota soltanto la consonante, ma molte volte il serpente è elemento di scrittura ideografico per notare la voce continua, immortale, eterno. Quindi cominciate a memorizzare questi due aspetti del serpente. Il serpente che nota la consonante N e il serpente che nota la voce, quindi tutta una parola continua, immortale, eterno, ma grosso modo i tre termini hanno lo stesso significato. Andiamo, oggi qualcuno che mi ha seguito in internet, l'ho fatto apposta, ho postato questo documento molto molto bello di Santa Caterina di Pitinuri, credo però che non sia stato trovato proprio a Santa Caterina, ma nei dintorni, comunque in territorio di Cuglieri, è stato trovato da un professore appassionato di archeologia, credo una cinquantina di anni fa, e lo possiede una nipote. Questo non è nient'altro che una fusaiola, non è nient'altro che un oggetto che possiamo chiamare tranquillamente fusaiola. Ora, sulla destra voi notate che avete un'altra fusaiola. Si trova nel Museo Sanna di Sassari. E se voi notate qua sotto è una scrittura che, come è stata da noi notata subito, abbiamo detto che questa si tratta proprio di scrittura. Se non che, ma di questo parlerò fra poco, se non che subito sono balzati due archeologi nel dire che non si tratta di scrittura, ma si tratta di altro. Partiamo però da questo primo documento, perché di un documento vero e proprio si tratta. E ma, mi dirò che è molto piccolo, credo che sia sui 3 cm di diametro, non di più. E la fusaiola, badate, di per sé, e cioè l'oggetto, ha un significato molto preciso. Lo sanno le filatrici, quelle che hanno usato il fuso. Perché? Perché voi sapete che la fusaiola è il simbolo, è il segno, ha il significato di stabilità. Un fuso senza la fusaiola non potrebbe essere, cioè rende
col colpo della mano, della velocità del fuso, la rotazione del fuso, ma rendendolo stabile. Quindi ecco il significato di stabilità. Anche qui naturalmente avrà questo significato. Sarà bene che vi dica che di fusaiole scritte ce ne sono trovate numerose nel Mediterraneo, se ne sono trovate ad Ugarit, se ne sono trovate in alcune zone della Siria Palestina, ma direi tutte nella zona orientale, anche se non mancano delle fusaiole scritte che persino sono state, come dire, eseguite e fatte in Norvegia, pensate un po'. Allora, vediamo di tradurre questo serpente con le sue spire. Da significante e significato. Abbiamo detto già il primo significante, che sarebbe la fusaiola stessa, che è la stabilità. Il serpente che voi vedete è un serpente che ha 12 spire. Ora, il 12 richiama tranquillamente la luce, l'abbiamo visto in altri documenti. E quindi abbiamo un serpente e poi col 12, il serpente 12. Allora, credo che la lettura di questa non sia quella che normalmente si fa anche da parte di certi archeologi, cioè che dicono cos'è questo serpente? È una decorazione. La nostra fusaiola è stata decorata, al massimo possono dire che il serpente è segno di vitalità. E dal momento che le fusaiole sono state trovate nelle tombe, in luoghi di sepoltura, soprattutto poi questo in Etruria, e allora questo potrebbe essere possibile. Ma secondo me la lettura dell'oggetto parte da questa, dalla stabilità di cui vi ho detto, stabilità, poi il del 12, che sarebbe del sole, della luce del sole continua. Quindi ecco, questo sarebbe il significato. Vedete quindi che l'oggetto non è decorato. L'oggetto è proprio scritto, naturalmente servendoci della voce stabilità che viene data dal supporto. Ma sul supporto vi ho già detto nella lezione precedente e forse anche nell'altra ancora, vi ho detto che bisogna stare attenti quando si traducono i diversi significanti che abbiamo di fronte. Perché? Potremmo avere il significato o una certa parola proprio dal fatto di come è fatto l'oggetto. Che cosa è l'oggetto? Questa è una fusaiola, quindi se diamo il significato di fusaiola, diamo il significato di stabilità, avremo stabilità del 12 continuo. Poche parole, se noi l'abbiamo in questo oggetto in una tomba vorrà alludere al significato del morto che ha una stabilità, continuerà nella luce continua. L'oggetto è benaugurante in quanto il morto potrà così rinascere. Ci sarà questa continuità della luce del sole. Sulla destra vedete poi questo fusaiolo è vero che è molto più grande di questa, che è sicuramente cultuale. Non cambia come aspetto, quindi non cambia neanche come significato. Quindi voi avete qui sempre la stabilità. Poi vedete che qui avete il serpente, che sarebbe questo. Il serpente è soltanto accennato, sicuramente non hanno significato le spire, per cui le dobbiamo contare. Subito dopo c'è una lettera A farfallino, vedete questo che poi ha bipenne, e questa lettera che è una lettera che conoscono molto poco coloro che si interessano di epigrafia, soprattutto di epigrafia protocanonaica. Questa è la lettera Shin, questa tutta assieme. Se prendete il testo di Ezio Attardo, che parla proprio di epigrafia e di paleografia, soprattutto di paleografia, troverete questo segno. Allora, questo che cosa? Questo è un bet, il segno della B, bet, e questo è il segno della Shin. Molte volte,
La lettera direttamente, quindi bet, non viene presa soltanto per la sua acrofonia, ma viene presa l'intera parola. Quindi abbiamo bet e qua shemesh, bet o shamash, che sarebbe la casa del sole. Allora, vedete, possiamo riprendiamo il concetto di stabilità. Stabilità, poi casa del sole continua. Stabilità della casa continua del sole. Vedete che abbiamo lo stesso preciso concetto. Stabilità del 12, quindi la casa del Sole non è nient'altro che 12, il Sole, e poi continua. Questo corrisponde a questo, e Bet più Shemesh, la casa del Sole, corrisponde naturalmente al 12. Quindi vedete che abbiamo due oggetti che sono scritti in maniera diversa, tranne forse questo serpente, ma che dicono la stessa cosa. Anche qui la posaiola ha significato se era messa in un sepolcro o comunque in un luogo funerario, aveva il significato della continuità della luce del sole. Il morto poteva rivedere la luce del sole. Dico qualcosa proprio perché questo oggetto è stato trovato scoperto da una professoressa dell'Università di Parma e si è accorta subito di questi segni. Io naturalmente ho interpretato subito questo e quest'altro, questo mi era un po' più difficile. E quando noi abbiamo pubblicato l'oggetto, sono intervenuti due archeologi, non facciamo i nomi, e uno ha detto: ma no, non c'è niente di scrittura, si tratta soltanto dei grafi, come i lavoratori portavano dello scavo, portavano l'oggetto in dei sacchi, in un sacco. Questi grafi sono sorti improvvisamente. Provate voi a vedere se riuscite, portando un sacco, a tracciare, anche se ci sono chiodi, asperità, a tracciare delle lettere di questo genere, soprattutto delle lettere che sono attestate. Un altro, invece, che si è reso conto della sciocchezza che ha detto il collega ha replicato dicendo: no, si tratta di un lusus degli operai, cioè di uno scherzo fatto dagli operai. Si sono messi a scrivere qualche cosa, ingannando, naturalmente, o cercando di ingannare gli archeologi. Lascio a voi il commento di queste cose che si dicono molte volte per cercare di negare, di dire quello che invece si dovrebbe dire. E soprattutto quello che si dovrebbe fare, studiare e capire che questo è il segno del serpente, questo è il segno della lettera Bet, e questo è il segno dello fine. Ma comunque che sia così, guardate adesso questo segno. Guardate questo segno. Ecco, questo, se voi fate una passeggiata a Ardauli, troverete in località Lacos, che è vicino al paese, troverete questa pietra. Questa pietra c'è da tantissimo tempo, ma non è stata mai presa in considerazione. Nonostante qua vedete che avete un bet, perché questa lettera è precisa all'altra, seguita da un nun, questa è il nun, è questa stessa lettera, che questa più questa significa bene, e cioè figlio Norbelo Norbo, si legge così. Ora non stiamo a commentare questa pietra perché sarebbe interessante vedere le lettere una per una, perché sono lettere in mix, addirittura ci sono lettere modernissime, come può essere questa, ma lettere molto antiche, come può essere questa. Vedete, questa è una lettera proprio tipica del nuragico, con la gobba verso sinistra, cioè il segno della E. Però diventa vocale, vedete, Norbel non è una consonante, diventa una vocale. Norbe, poi questa si legge molto poco, Norbelo, ma a me farebbe piacere molto commentarvelo. Rendervi conto che questa pietra esiste, andate, fatevi la passeggiata ad Ardauli ed è curioso vedere come si è salvato il nome di Norbello, perché questo è scritto Norbelo. Il nome di Norbello si trova a Ardauli, era un nome di persona. Andiamo avanti. Il serpente come lettera acrofonica sì, in Egitto. Allora, le acrofonie, il sistema dell'acrofonia, il metodo di usare l'acrofonia viene usato, questo sicuramente lo sapete, dagli egiziani. Il serpente
in egiziano, però prendeva la lettera FF. Invece, i sinaitici che si trovavano vicino agli egiziani, e però prendono questo, la tecnica dell'acrofonia, cambiano e il serpente da Nahash diventa la lettera N. Questo perché in Egitto era Fi, il serpente, invece in Nahash, in Sinai e in Canaan. Vedete quindi che abbiamo il metodo acrofonico egiziano, qui è la tabella, gli egittologi la conoscono molto bene, sono costretti a conoscerla molto bene, come tantissimi segni dell'egiziano, e vedete che qui, questo segno, è questo che c'è sulla destra qui, che è il segno FFI dell'egiziano. Naturalmente qua ci sono tutte le altre acrofonie, ci sono i segni dell'alfabeto egiziano e qua sono resi questi segni con l'alfabeto egiziano, ma anche quello italiano, diciamo. Allora abbiamo, di nuovo riprendiamo il segno del serpente che è FI. Però osservate ancora questo segno, se voi lo trovate, il segno della D. Vedete, questo è il segno della B, che sarebbe Betty, poi è il segno della gamba estesa con il piede. E così, naturalmente, per tutti gli altri segni qui non ci mettiamo a parlare dell'egiziano. Ed ecco qua, i segni dell'egiziano, che alcuni si trasmettono nel cosiddetto proto-sinaitico. Questi segni ve li ho fatti già vedere, ma comunque vediamoli ancora, e che sono quelli che si trovano comunemente, dico comunemente, lo sottolineo, nei nostri documenti, sono il segno dell'Alef, il toro, il segno del serpente. Notate una cosa, come il serpente però nel proto-sinaitico sembra, dico sembra, orientato sempre non è anarchico, e sembra orientato sempre da destra verso sinistra. Ecco, con la coda a destra e a sinistra il capo. Poi vedete questo segno, che è un segno comune anche nel nuragico, il segno del Tau. Questo è un altro segno comune, il segno dello Shin. Questo è il segno dello Gimel. Osservate un altro segno. E poi il Dalet, il pesce, di cui vi ho parlato come segno forte, che si trova anche nel nuragico. Altrimenti potete continuare così. Osservate, ecco, forse questo è interessante perché si trova anche nel nuragico. L'Alef con il corno asimmetrico, osservate questo corno che si trova nel nuragico, proprio quasi è tanto notato e rappresentato che è da diventare comune, un segno comune. Con il Lamed. Quindi la lettura di questo è molto facile, è quella di El. El significa Dio. El Yak. In semitico sardo, cioè coloro che hanno portato il semitico in Sardegna, cioè i cananei, invece di El hanno Ille, invece di Li, o Il invece di El. Notiamo adesso, vediamo il serpente. Il serpente si trova in tutte le civiltà del mondo antico come simbolo, naturalmente non soltanto nella zona del Mediterraneo, ma si trova nell'India, si trova in Cina, si trova dappertutto. In poche parole, il serpente è stato sempre interessante per tutte le culture, per la simbologia, per il significato che esso poteva dare. Ora qui avete il famoso disco, questo in spagnolo, plomo di Magliano, ecco, il disco di Magliano, plomo di piombo, il disco di piombo. E questo plomo è uguale, se voi notate, a questo. Soltanto questo è stato trovato in Etruria, questo è stato trovato in Sardegna, a Preticello. E subito detto che questo oggetto trovato ad Allai è un oggetto non autentico, è un oggetto che è stato fatto da chissà chi. Se non che io ho potuto subito ribattere dicendo: ma guardate che coloro che hanno studiato il piombo di Magliano, il disco di piombo di Magliano,
non hanno capito una cosa semplicissima, che questa che voi vedete, queste spirali, non sono nient'altro che quelle di un serpente. Addirittura c'è una lettera qui che forma la lingua del serpente. Quindi questo non poteva essere certamente questo, copiato da questo, perché, o meglio, poteva essere esemplato su di questo, ma certamente non è una copiatura di qualche falsario, perché vedete che ha reso quello che non si comprendeva bene qui, e cioè ha reso il serpente. Naturalmente ci sono anche altri motivi per poter dichiarare che questo non è un falso. Credo però che il comune di Galla abbia pensato di tenere comunque, anche se il verdetto degli esperti, dei truscologi, che hanno detto che questo si tratta di un falso, hanno pensato di tenere comunque questo oggetto, che credo che sia e si trovi rappresentato presso la biblioteca del comune, se non ricordo male. Il serpente si trova ancora nella cultura greca, nella cultura etrusca, nella cultura greca, e osservate qui che c'è nient'altro che una pelta, questa è una pelta amazzonica, un tipo di scudo, però vedete che abbiamo il serpente con le tre spire. Ora, le tre spire potrebbero farci dire che questo, anche qui ci troviamo con la luce, soltanto che questo che sia questo oggetto scritto, perché potrebbe essere, per esempio, la lettura, questo essendo uno scudo, si potrebbe dire protezione, poi della luce continua. Quindi potrebbe essere la lettura di questo. Badate che sempre più mi vado convincendo che in realtà, sia in Grecia, sia in Etruria, sia in Sardegna e in altri luoghi ancora, la scrittura fosse di questo tipo, fosse più frequente di quello che noi possiamo pensare. Quindi non pensate che possa essere soltanto frutto di fantasia il fatto che uno legga protezione del tre, cioè della luce, serpente continua. Questo è una famosa statua dove vedete che c'è Apollo che ha sconfitto il serpente, e voi sapete che Apollo si era impossessato del santuario di Delfi, uccidendo il serpente. Cosa rappresentasse questo serpente lo sappiamo abbastanza bene. Il serpente non era nient'altro che un simbolo della terra, di Gea, e quindi l'Apollo come Dio riuscì a impossessarsi del santuario sconfiggendo questo che era un simbolo di Gea, cioè il simbolo della terra. Comunque vedete ancora il serpente, quanto è importante come simbologia. Andiamo veloci, vedete un'altra simbologia molto forte, vedete il serpente sempre sicuramente con valore di continuità, valore della continuità e soprattutto della luce. Vediamo però qualcosa che vi sorprenderà. Abbiamo scritto con lo studioso Sandro Angei un articolo su Monte Baranta. Questo articolo cerca di sconfessare la tesi che Monte Baranta fosse un luogo fortificato. In poche parole, che il muro di Monte Baranta, fra poco lo vedrete, fosse un luogo di difesa. Invece, secondo noi, naturalmente bisogna che prendiate l'articolo, Monte Baranta non è nient'altro che un luogo di culto, un luogo in cui veniva adorato il sole, e addirittura in questo luogo si trova la scrittura monumentale, quella che si può chiamare tranquillamente scrittura monumentale. Per ora leggiamolo. Tore, sole, luce, serpente, la potenza della luce continua, ma vediamo, questo lo annunciamo, vediamo il significato da quello che si ha a Monte Baranta. A Monte Baranta abbiamo questo segno, quindi questa costruzione, che è a corna taurine, abbiamo questo muro, questo che è stato ritenuto muro di difesa. E poi abbiamo questo, purtroppo,
quasi completamente distrutto questo segno, questo segno circolare, che forse era una capanna, un luogo di culto, ma non sappiamo a che cosa potesse servire. Invece, o meglio, parliamo ancora del muro. È un muro molto lungo e la parte che si vede subito, che sarebbe quella proprio della difesa, è fatto di pietre, guardate, che sono molto, molto grezze. Se andate dall'altra parte, invece, troverete, io non l'ho postato, troverete, ma voi, se andate a Monte Baranta, potete vedere, dall'altra parte, invece, sono veri e propri conchi, le pietre sono squadrate, in modo, perché questo è successo, in modo da rendere il serpente che sta cambiando fame, il serpente che sta cambiando la pelle. A questa parte e ancora dall'altra parte è ancora integra la pelle, e qui invece che sta cambiando. Ma questo perché? Lo possiamo capire da l'edificio, che è stata ritenuta una torre per difesa, lo vediamo da questo edificio. Non si sono accorti gli studiosi, o meglio lo studioso che in particolare ha parlato di Monte Baranta, che qui c'è una scaletta che porta a un osservatorio, che è questo, proprio preciso, e qui c'è una risega, e il 21 di giugno, nel solstizio d'estate, abbiamo l'apparizione del Sole in questo preciso punto dell'orizzonte. Quindi, già da questo si può capire, vedete, che l'orientamento delle corna taurine è verso il solstizio d'estate, mentre l'ingresso, vedete, l'ingresso è questo, è sfasato. È diverso, avremmo dovuto avere un tempio o un luogo di fortificazione ruotato sulla sinistra. Comunque sia, allora abbiamo il solstizio d'estate. Qui abbiamo, se voi notate, e questo stupisce tantissimo, il corno asimmetrico del toro. Abbiamo sempre questa particolarità, cioè del toro straordinario. Il toro straordinario è quello del corno asimmetrico che ed origine nella stessa cultura egiziana. Ramset III è raffigurato con un corno asimmetrico. E la cultura egiziana, badate, rispetto a Monte Baranta, senza dubbio anteriore, certamente non anteriore a Ramses III, che viene più tardi, ma comunque si mantiene sempre la concezione del toro straordinario, che è un toro che ha un corno asimmetrico. Quindi noi abbiamo il solstizio d'estate e dice subito che non siamo di fronte assolutamente a una costruzione difensiva. D'altronde, torniamo appena indietro, questi sono dei muri che non è a questi manchino dei blocchi, ne mancherà qualcuno, ma sono di 2 metri, 2 metri e mezzo d'altezza. Cosa poteva difendere questo muraglione? È davvero difficile dire. Uno, qualsiasi difensore sarebbe stato trafitto subito da una freccia, da qualcuno, colpito da un masso. Non c'entra niente la difesa. Entra invece il serpente che voi vedete dall'alto. Allora, che è il serpente? Cosa simboleggia il serpente? Vediamolo. Questa fotografia è stata scattata il giorno 21 di giugno al solstizio d'estate. Vedete, questa è la risega, e il 21 di estate, il 21 giugno, al solstizio d'estate, abbiamo il sole che viene visto dall'osservatorio. L'osservatorio si trova qua, dove sono, grosso modo, qui. Ora, vedete che abbiamo come elemento, stavolta come significante, abbiamo il toro, ma abbiamo anche il sole. Il toro, il sole e più il serpente. Quindi vedete che noi abbiamo nient'altro che il toro, naturalmente vuol indicare la forza della luce, poi il serpente. Ma abbiamo detto che il serpente ha il significato della continuità, quindi abbiamo la forza della luce continua. Il serpente si trova qua. Quindi per noi il significato, dico per noi perché anche per
il mio amico studioso, il significato è questo, non c'è un significato di tipo militare, ha un significato culturale. Questo è luogo di culto, come era luogo di culto il serpente, e molto probabilmente quel cerchio che abbiamo visto prima serviva proprio al culto del serpente. Ma gli elementi fondamentali sono proprio il toro, il sole, la luce e il serpente. Vi dirò che si può, naturalmente possiamo aggiungere anche qualche altra cosa a questo fatto del toro, della luce e del serpente. E nell'Eneolitico, quindi pensate, l'Eneolitico dell'età del rame, noi nell'età del rame abbiamo una scrittura monumentale, poi un tipo di scrittura che viene praticamente ripreso, quindi il toro della luce, così comune. Toro della luce e continuo. L'abbiamo visto, vi ricordate, vi ho fatto vedere diversi esempi dove c'è scritto proprio il toro della luce. Non so se vi ricordate quando diciamo lui è il toro della luce e lo abbiamo potuto vedere della luce continua e l'abbiamo potuto vedere questo diverse volte con diversi esempi. Vi ho fatto vedere che non c'era soltanto una dicitura toro della luce continua, ma ce n'erano. Ce ne sono nella documentazione neuralgica più di uno. Ecco, questo è il sottoscritto, ma si guarda questo bellissimo evento che è quello della luce del 21 di giugno. Vediamo adesso il tempo scorre, quindi devo farvi vedere diverse cose. Prendiamo la voce null, che è una delle voci più comuni del nuragico. Null, ne abbiamo parlato, vuol dire luce, luce nel senso di lampada. E da cosa è formata la voce null? È formata dal serpente, quindi vedete quanto è importante il serpente. Il serpente, guardate che è rimasto sempre uguale. Queste sono le nostre lettere, ma guardate che null è scritto oggi così. Come tutto sommato era scritto 3500 anni fa. Il serpente, e questo è il Lamed, la L. Quindi Nahash più Lamed. Guardate, avrei potuto aggiungere altri esempi ancora, guardate questa tabella, come è formato la voce null attraverso il serpente. Ricordate, abbiamo visto la barchetta dell'Antiquario Marmorense, dove c'è scritto null. Guardate, null corrisponde a nulla, perché le liquide sono intercambiabili. La barchetta di Teti, che sembra avere questo segno, il segno del serpente, è difficile individuarlo, ma comunque c'è, e questo è il Resh. Di tipo proto-cananaico. Nel coccio del nuraghe albo avete il serpente più il resh, quindi Nur. Nella lastra di Barisardo avete vedete questo, il serpente, e poi l'amed aggiunto questo, Nul. Qui avete nel nuraghe pizzinno di Abasanta avete il serpente più la lettera l'amed, e così via. Vi ho fatto vedere anche questo, il bestiolo di Terralba con il serpente e il lamed, questo è il serpente, il lamed, null, n più l. Andiamo avanti e vediamo proprio gli oggetti, perché non mi piace farveli vedere soltanto nella mia trascrizione. È bene che li vediate direttamente. Questo è un sigillo di tipo scaraboide, trovato a Sant'Imenia di Alghero. Chi l'ha trovato, anche qui non facciamo nomi, ha pensato che si trattasse di lettere di tipo orientale, fenice, no? Però fraintese, per cui chi ha fatto questo sigillo praticamente non capiva che cosa scriveva, era una specie di scimmia che scriveva, non rendendosi conto di come si dovessero fare le lettere che vedeva o che aveva davanti o che aveva visto. In realtà si tratta di un sigillo molto sofisticato. Vi faccio vedere soltanto la prima parte del sigillo. Questo è un sigillo che riguarda Iac. Guardate qui, vedete questo segno, lo faccio vedere fin qua. Questo segno
E questo segno, vedete, il serpente. Come si legge questo? Questo si trova nel nuragico diverse volte, questa voce, Za'an. Quando noi diciamo Abba Santa, attenzione che Abba Santa non significa Abba Santa, acqua santa, ma significa Padre Santo, perché questo Za'an, no? Significa santo. Allora, Abba Za'an, Padre Santo in Abba Santa, quindi non c'entra là quello che si è detto comunemente come etimologia popolare, cioè Abba Santo, addirittura qualcuno che mi dice Abba Tanta. Uno degli amici che ci stanno seguendo in questa lezione, e forse questo lo saprà perché uno studioso di Abba Santa stesso ha ripreso questa interpretazione che ho dato di Santo, Abba Santa, di Padre Santo, Abba San, poi è diventato Abba Santa. Quindi vedete, questo segno, se voi vi prendete il bronzetto musico e ballerino, andate nel Museo di Cagliari, vi trovate di fronte a questo precisissimo segno, che è il segno dello Zade, sarebbe la S di Susina, non della prima S, non di Su, ma di Za. Za, poi questa è Han, questa è la Ain, naturalmente non è perfettamente tondo, questo è l'occhio, e poi questo è il Ni. Vedete quindi il serpente che si trova così fatto in questa maniera, che si trova in questo sigillo di Sant'Invenia. Questo ve l'ho fatto già vedere, vedete il serpente, l'abbiamo anche letto, quindi Nur, e poi vedete il Resh, questo è il Resh, e questo tutto assieme, o se volete questa parte sola, è Nur, Nur. Ovviamente il significato è luce, vedete questo è la luce, però essendoci il serpente la luce continua. Ma di questo abbiamo già parlato nel caso di Sistre. Questo invece documento non l'avete ancora visto, almeno io non ve l'ho fatto ancora vedere. Abbiamo un documento di non facile interpretazione, e si trova nella chiesa di San Pietro Extramuros di Bosa. È stato interpretato come corso medievale, ma forse qualcosa di questo vi ho già detto. Però se noi prendiamo le lettere, questa lettera è una lettera Elohim, prendete qualsiasi repertorio delle lettere semitiche, delle lettere arcaiche, semitiche, e troverete questo come lettera Elohim. Qui abbiamo, questo purtroppo il tempo lo ha quasi distrutto, ma ancora si vede, vedete questo. Il Resh, la R, cioè Dalet sarebbe il Dalet, no, in italiano, nell'alfabeto italiano. Eccolo ancora, abbiamo il serpentello. Cosa c'è scritto qui? Non ci vogliono dare retta. Qui c'è scritto Shardan. Perché non ci vogliono dare retta? Perché ancora oggi, nonostante le numerose attestazioni in Sardegna, e solo in Sardegna, badate, della voce Shardan, si dice che i sardi non erano i Sardani. In realtà questo, naturalmente questo non è un capo, non si riferisce questo a un capo Sardano, ma significa la divinità Sardana, che significa signore giudice. Osservate poi la lettera forcella, questo segno difficilissimo da interpretare, ma è difficile perché sembra un mostro, in realtà questa è una colomba. Ha il modo di essere della colomba. Questo appare come un mostro, quindi è stato inteso come un mostro medievale o qualcosa di questo genere. E quindi, se noi abbiamo la colomba è la viaggiatrice, si dice Alec. L'aspirazione è questa. Quindi abbiamo la E. E poi il Vav, questo Vav è tranquillo, soltanto che ha arricchito il Vav la spirale. Spirale è segno di continuità, anche questa, forza di continuità. Ora, vedete quindi, non soltanto in questo documento possiamo vedere il serpente, ma possiamo anche vedere la voce sardana e la voce del dio sardo, che è la voce di Yaku. Questo questa è una pietra che si trova
in località Murrumannu di San Giovanni del Siris, cioè praticamente l'attuale Tarros. Pensato che si capisce che c'è una certa figura, una certa testa, però non si è studiata molto questa testa. E non, naturalmente a me viene più facile perché mi sono reso conto di che cosa è mai un capello, il capello in una persona. E vi ho detto che la distinzione, il segno dell'adere, e quindi c'è la crofonia di là. Poi vedete che c'è l'occhio, anche questo inganna. L'occhio in semitico ha significato di luce. Allora vedete che abbiamo lui, questa è la luce. Osservate questo serpentello, questo purtroppo è molto consumato, ma comunque ancora si vede. Abbiamo quindi luce e poi il serpentello, qui il segno della continuità, e poi soprattutto guardate questo muso. Il muso, vedete, murru su murru, che è taurino. Nessuno può negare che questo muso non sia, questo non è certamente un muso, o meglio, la parte bassa della fascia di uomo, ma è un muso proprio di tipo animalesco. Quindi avete il toro, quindi luce, poi lui, luce, continua, e poi toro. Allora, lui, toro, mettiamo prima questo, il toro, lui, luce. Lui toro, scusate, lui toro della luce continua. Vedete quindi anche nella pietra di San Giovanni del Silis questa scrittura, lui luce, lui toro della luce continua. Poi direte, ma è possibile che ricorra sempre la stessa formula e noi praticamente abbiamo almeno una grossa percentuale delle scritte della Sardegna antica che riportano. Ti ho detto che questo non è nient'altro che una formula. E la formula, lui, toro della luce continua, l'abbiamo visto diverse volte, si trova anche qui a Murrumannu. Non chiedetemi perché ci vorrebbe molto tempo, questa pietra si trova qui perché essa fa corpo con un'altra scrittura monumentale di cui mi avrebbe fatto piacere parlare, ma che forse, non so, la prossima lezione, vediamo se riusciamo a trovare il tempo per spiegare un pochino tutto questa testa, questo resce. Questa testa qui fa parte di una scrittura che si trova nel muro, proprio nel muro. È una scrittura monumentale, se volete, grosso modo come quella, naturalmente perché riguarda un monumento come quella di Monte Baranta, che è scrittura estesa, addirittura riportata su un muraglione. Guardate, qui abbiamo la scritta della sala da ballo di San Giovanni del Sinistro. Sono sicuro che diversi di voi hanno visto questa scritta. È una scritta che io ho riprodotto, vedete, in questa maniera, interessantissima, è stata oggetto di scherno da parte di qualche studioso o studiosa che ha cercato di rendere, come dire, il ridicolo il tutto, quando invece si tratta di una scritta molto, badate, una scritta molto tarda del Nuragico terrestre, perché questa è scritta in periodo romano. Però la cosa che colpisce tantissimo e ci sorprende veramente è la continuità che si ha nella scrittura nuragica, questo è quasi sicuramente una scritta del IV-III secolo a.C. Ma guardate, nel IV-III secolo a.C. proseguono dei segni, guardate questo segno qui, che sarebbe questo. Questo è un segno del proto-sinaitico, quando vi dico proto-sinaitico vi sto dicendo del 1800 avanti Cristo, quindi è un segno di 3800 anni fa. Ora, pensate che gli scribi nuragici nel IV secolo avanti Cristo avevano la contezza, la conoscenza del valore fonetico di questo segno. Guardate poi questo segno qui, che sarebbe questo. Questo non è certamente il disegno di un bambino che ha fatto, come dire, pasticciato o ha messo la sua fantasia, forse meglio questo, nella roccia, ma si tratta invece del segno della Tanit. Vi ho detto già che è il segno della He. Però perché ho postato questa iscrizione? L'ho postata perché abbiamo ancora una volta il serpente. Allora, vedete, anche qui possiamo
trascuriamo questo, il significato di questa parte, che ci porterebbe molto tempo. L'unica cosa che vi invito a vedere, a calcolare, questo è il solito segno dello He con la gobba sulla sinistra e il segno atti, il segno dove c'è del pugno, sembra del pugnaletto nuragico, no? Metà della metà superiore del pugnaletto nuragico. Qui abbiamo il solito He, lui, poi vedete N, la N più Resh, che però è la R latina, quindi c'è un mix di lettere molto arcaiche, di lettere molto recenti. Tipico questo, badate, del proto-canonaico. Il proto-canonaico si serve sempre di questa scrittura, cioè segni molto antichi che si sposano a segni che sono recenti o molto più recenti. Allora, lui, Nur, quindi luce, Ra. Lui è la luce di Ra. Però, siccome c'è questo segno, intriga molto questo segno, badate, forse l'ha messa qui questa scritta, perché c'è questo segno. Sembra il segno proprio di un occhio, è fatto così, qui no, la fotografia non rende bene. Quindi potrebbe essere lui, luce, di Ra, ma qua si metteva occhio, lui, luce dell'occhio di Ra, è praticamente del sole. Ancora, se voi notate, c'è ancora la formula, lui, luce, sì, luce del sole, la luce del sole, che sempre ricorre nella formula, che se naturalmente qui è variata. Quindi mi chiedo cosa mai ci sia da ridere o sorridere su questa bellissima scritta, Dio solo lo sa. E per completare, vi ricordo che questa testa è la testa che consente a chi va a vedere i fenomeni degli equinozi e dei solstizi, consente di vedere contemporaneamente gli equinozi e il solstizio. Ecco perché qui c'è la testa, cioè qui, in poche parole, c'è una specie di una parte di muro dove nello spigolo, ecco, sì, eccolo qua. Nello spigolo, vedete qua, naturalmente da me è stata resa in questo modo, non so, tanto perché per dare l'idea, vedete che abbiamo la testa. Questo, vedete questo segno, e quindi la testa permette di avere da una parte il solstizio, praticamente sono tutte le parti, ve lo dovrei far vedere in un'immagine, ma qui non ce l'ho. Questo è la testa, in poche parole, qui come il sole entra, illumina la testa. Ora la illumina questa parte, ora la illumina da questa parte, ora la illumina completamente. E naturalmente dando così il solstizio e gli equinozi. Questo è stato studiato abbastanza da uno che ha, come dire, fatto le fotografie, delle fotografie precise per quanto riguarda i fenomeni astronomici, anzi posso fare anche il nome, certo, una persona molto semplice, molto intelligente, che si chiama, il nome è Stefano Sanna. Guardate però anche un altro particolare, il particolare della scritta che sembra disordinata. In realtà un ordine c'è. Se noi prendiamo e partiamo dalla prima lettera, vedete che noi abbiamo questo percorso, naturalmente mettendo al centro, sempre tenendo al centro, tracciando una linea, al centro, sempre di ogni figura. Centro, centro, centro. Secondo me questo non è fatto, così non è occasionale. È che molte volte, e mi sono reso conto diverse volte di questo, è nascosto il serpente. Serpente per sua natura si nasconde, e infatti qua proprio si nasconde, vedete? Allora, tutta la scritta ha come grande significante il serpente, che poi sarebbe questo, il serpente della luce, il serpente di Monte Baranta e così via. Questa pietra l'abbiamo già vista, ma vediamola ancora un po', perché mi sembra molto importante. E soprattutto mi farebbe piacere che andasse a vederla, perché si trova tranquillamente visibile a Aido Maggiore. Avete questo che non è una S latina, è stata scambiata per S, mentre invece è il serpente. Quindi vedete ancora una volta il serpente, soprattutto la N più la Resh, che da Nur è la luce. Poi qua c'è scritto Yaku, ve l'ho spiegato l'altra volta, con il supporto, quindi vigore, della luce di Yaku, di Yahweh.
Non so se ancora ci sia, ci sono ancora 5 minuti e cerco di andare veloce. Qui uso non a caso questi aggettivi. L'aggettivo stupenda, la stupenda, l'astra mortuaria trilingue, di Giorgio Urrido, di Allai. Bisognerebbe andare da Allai e ecco, davvero custodirla, stare attenti che questa lastra non venga trafugata, perché il valore, secondo me, è immenso. Guardate un po', naturalmente gli studiosi hanno cercato di capire. Mentre si lavora, ovviamente si sbaglia, io non posso dire, perché gli errori li facciamo tutti, e io forse sono il primo che fa grossi errori. Guardate, cosa c'è? Guardando, leggendo la lastra che mortalmente era triangolare, non era fatta così. Questa è consumata, è stata trovata nei pressi di un torrente, quindi dilavata dall'acqua, eccetera, ad Allai. La scritta in latino, Jorre utu urridu. Ora, sulla sinistra, leggetelo qua, voi trovate la scrittura che è di tipo etrusco. Qui avete latino etrusco. Naturalmente si è pensato una cosa, molto probabilmente prima era una lastra in latino a cui poi è stato aggiunto dopo l'etrusco. Se no, così non è, perché se fosse stata una lastra con Giorre Utu Urridu, vorrei sapere perché lo spazio non sarebbe stato occupato completamente, sarebbe stato qui, Giorre Utu Urridu. Invece c'è questa parte che sembra che sia stata presa, usata contemporaneamente alla scrittura, questo Giorre Utu Urridu, in poche parole, si adopera questa parte destra della lastra con la parte sinistra in etrusco. Ma qualcuno dirà, ma perché è messa in questa maniera? Come mai l'etrusco, che dovrebbe essere scritto così, è ruotato in questa maniera? Il motivo lo possiamo vedere da questo. Vedete che gli scribi nuragici erano molto fantasiosi. E per quanta fantasia, badate, noi possiamo avere, non riusciamo mai a raggiungere la loro, perché davvero sembra che erano tanto capaci nel variare che solo loro, gli scribi stessi, si possono rendersi conto per come era scritta e che valore aveva la scritta, perché la scritta era pensata bene. Qui abbiamo, vedete, il Giorre Utu Urridu, ma qui vedete che noi abbiamo questo. Se voi correte, vi ho già detto che il serpente molte volte viene nascosto nella scrittura, voi tracciate il segno del serpente nella scrittura, vi renderete conto che corrisponde completamente a questa. Ecco perché è messo in questa maniera. Inizia così, questo, continua. E allora invece di avere un serpente, che sarebbe questo, noi diciamo, ma c'è un solo serpente? No, anche questa lettera è anomala. Infatti l'archeologo Raimondo Zucca ha giustamente sottolineato che questa G non è una G credibile, perché è una G anomala. Perché? Perché è stato fatto il ricciolo del serpente. E questo il serpente è stato ottenuto così. Vedete quindi che noi abbiamo il latino Jorre Utu Urridu, avete l'etrusco e avete però anche una scrittura di tipo nuragico, perché avete i tre serpenti, ma i tre serpenti, il tre è la luce, il serpente è il segno della continuità. Avete quindi la scrittura che è pochissima, sicuramente avvertivano, quindi tre luce. Il tre vuol dire la luce, il serpente che vuol dire la continuità. Quindi continuità della luce, ma perché la continuità della luce? È la continuità della luce perché Giorre, Utu, Urridu e defunto. Naturalmente ci sarebbe da parlare anche di quello che c'è scritto in questa parte per quanto riguarda l'etrusco, e vi anticipo però quello che vi dirò la prossima volta, perché la vedremo per benino. Anche in questa scritta ci sono i tre tipi di lingue: c'è la lingua latina, c'è la lingua etrusca e c'è, forse, credo, anche la lingua
nuragica, ma questo bisogna vedere, perché anzi, scusate, c'è la lingua greca, la lingua etrusca e la lingua latina, nuragica non c'entra niente, ma comunque la vedremo meglio la prossima volta. Io vi ringrazio per l'attenzione, la prossima volta, ripeto, cerchiamo di commentare questa parte in etrusco, tanto se avrete pazienza, penso che mi seguirete. Grazie per l'ascolto. Grazie a lei, professore.